La voce dei sanitari che a Piacenza e provincia lottano contro l'emergenza coronavirus questa sera è quella di Laura Blanco, infermiera in sala operatoria. Facciamo tutti i turni massacranti, cercando di stare a fianco dei pazienti che sono soli. Per aiutarci, non uscite di casa. Piacenza vive il giorno più buio da quando è scoppiata l'emergenza. Oggi 29 i morti e 88 i nuovi contagiati. Il presidente della regione Stefano Bonaccini ha firmato l'ordinanza con cui vieta espressamente in tutta l'Emilia-Romagna anche passeggiate, jogging e giri in bicicletta. Ma in tutta la provincia fioccano denunce per chi viola i divieti, in particolare giovani che organizzano feste clandestine in abitazioni private. È cominciato oggi nell'area militare tra Viale Malta, Via 24 Maggio e Piazzale Torino l'allestimento del nuovo ospedale da campo che l'esercito italiano metterà a disposizione della città di Piacenza. Potrà accogliere una quarantina di pazienti a bassa e media intensità. L'emergenza ha costretto gli organizzatori ad annullare la mezza maratona di Piacenza, appuntamento per tutti gli appassionati già fissato per il 9 maggio 2021.